Buongiorno, grazie per questa introduzione molto elogiosa. Ringrazio l'amico Vittorio per l'invito, anche se il tema che mi ha assegnato, posso avere la diapositiva, cioè di discutere i determinanti sociali dei tumori, è un tema molto difficile da discutere. Non solo perché, contrariamente, non so, alla SIDA, all'AIDS o all'epatite C, quando parliamo di tumori parliamo di una realtà di almeno 200 malattie differenti, ma anche perché se sappiamo molto, spesso per alcune di queste malattie quasi tutto, della correlazione tra le anomalie geniche e l'insorgere dei tumori, sappiamo pochissimo sulle correlazioni tra la situazione sociale e l'insorgenza dei tumori, anche perché in questo campo nessuno finanzia gli studi, sicuramente non l'industria farmaceutica, che è quella che ormai finanzia praticamente il 100% degli studi clinici, ma anche le agenzie così che finanziano la ricerca sono molto riluttanti, anche perché lì i monopoli farmaceutici hanno molto da dire a finanziare questo tipo di studi. Non so cosa devo fare per poter avere la prima diapositiva. Fanno segno che sta forse arrivando. Tengo questa prima diapositiva, vi dà un quadro della... ecco, ci siamo... della situazione del 2012 a livello mondiale, quando ci furono 14 milioni rotti di nuovi casi di tumori e 8,2 milioni di morti. Vedete quali sono le categorie principali di tumori più frequenti a livello globale. Attivo la vostra attenzione sul fatto che già a quel momento il 57% dei nuovi casi erano, e il 65% delle morti erano nei cosiddetti paesi in transizione, che sono in buona parte i paesi poveri, e tutte le previsioni parlano del fatto che entro il 2030 perlomeno tre quarti delle morti per tumori saranno nei paesi poveri. Questa diapositiva che si riferisce a dati del 2015, mostra la correlazione delle frequenze delle varie cause di morte della popolazione al di sotto dei 70 anni, e vedete che i tumori sono equivalenti praticamente alle morti dovute per infezioni, sono ancora un po' inferiori a quelle per malattie cardiovascolari, anche se questo si riferisce alla popolazione al di sotto dei 70 anni, se guardiamo tutta la popolazione già ora i tumori sono diventati a livello globale la causa principale di morte, e lo diventeranno anche al di sotto dei 70 anni, in quelli che si definiscono le morti premature, entro i prossimi 2 anni. L'importante è vedere che questa mortalità, per capire come mai poi ci sarà questo sorpasso da parte dei tumori, bisogna vedere qual è la situazione al giorno d'oggi a livello mondiale, dove vedete che già oggi nei paesi più ricchi i tumori sono al primo posto, mentre nei paesi più poveri, dove le infezioni sono ancora importanti, il tumore non è ancora al primo posto, anche se per esempio in Africa un terzo dei tumori è legato alle infezioni, e quindi stanno rapidamente sorpassando le morti per infezioni, dovute alle infezioni. Dicevo prima che nel 2012 abbiamo avuto 14 milioni di nuovi casi. Si calcola che solo per l'evoluzione demografica entro il 2035 avremo 23 milioni e 300 mila nuovi casi, queste sono le previsioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, solo per l'evoluzione demografica a livello globale. Se però consideriamo
l'aumento del rischio e tutte le così, previsioni parlano che entro il 2035 ci dovrebbe essere globalmente, ma soprattutto nei paesi poveri, un aumento del rischio di ammalarsi di cancro perlomeno dell'1%, dovete aggiungere 5 milioni di nuovi casi e ogni per cento in più a livello globale rappresenterebbero grosso modo 5 milioni in più di casi, e questo è quanto avevamo avuto nella ricca Europa tra il 1970 e il 1990. Ora, dicevo prima che il tema è complesso perché abbiamo a che fare con tante malattie, ma soprattutto queste malattie si manifestano in modo diverso a diverse latitudini. Questa diapositiva dimostra, per quanto riguarda la popolazione femminile, quali sono i tumori più frequenti. Vedete che in Europa e negli Stati Uniti, in Australia, è il tumore al polmone. In buona parte dei paesi in via di transizione o sottosviluppati o poveri è o il tumore della mammella o, nei più poveri, è il tumore del collo dell'utero, che da noi praticamente sta diventando un tumore con una bassissima mortalità, ma che a livello dei paesi poveri ogni anno porta alla morte di 400.000 donne. Per fare degli esempi ancora estremi, farmi capire, per esempio in Mongolia metà dei tumori sono tumori al fegato dovuti al virus dell'epatite, o nel Mapuche delle Ande metà dei tumori sono tumori della cistifellea legate a condizioni ambientali particolari. Quindi è molto difficile fare un discorso globale perché le differenze tra paese e paese, tra continente e continente, a livello delle percentuali sono enormi. Quello che è sicuramente un dato da considerare, al di là delle sofferenze umane, è l'impatto economico che hanno le neoplasie tumorali. Vedete che per quanto riguarda l'Europa si calcola che abbiano un impatto di quasi 0,6% del prodotto nazionale lordo ogni anno, ciò che rappresenta molti miliardi, che questa perdita non ci sarebbe se non ci fossero queste malattie. Quindi un impatto economico anche importante. Ciò spiega come mai fino a qualche anno fa la Banca Mondiale non si interessava dei tumori, dicevano economicamente non hanno nessuna importanza. Adesso, visto l'aumentata importanza economica, anche la Banca Mondiale comincia ad interessarsi del tema. Questa diapositiva dimostra ciò che è capitato negli ultimi 40 anni nell'Europa occidentale. Nei paesi dell'Europa occidentale e in parte degli Stati Uniti, almeno se non consideriamo, come vedremo dopo, la parte più povera degli Stati Uniti, c'è stata una leggera diminuzione in termini assoluti per 100.000 abitanti della mortalità per cancro. Se andiamo a vedere perché questo è capitato, questi sono dati britannici, ma che sono sicuramente uguali per il resto dell'Europa occidentale, si riferiscono anche qui alla popolazione al di sotto dei 70 anni, senza considerare i tumori pediatrici, perché i tumori pediatrici sono una categoria completamente diversa di tumori, anche perché ecco, lì il flusso ambientale è molto inferiore, perché in un neonato che nasce già con un tumore non si può parlare di influsso ambientale sopportato durante la vita. Ecco, vedete che in Gran Bretagna c'è stata una diminuzione nei maschi al di sotto dei 70 anni della mortalità per tumore polmonare, per tumore dello stomaco, mentre la leggera diminuzione dei tumori dell'intestino crasso, mentre non è cambiata la mortalità per tumore della prostata. Cosa vuol dire questo? La diminuzione dei tumori polmonari è dovuta alla diminuzione della percentuale di fumatori. Quella per lo stomaco è dovuta al fatto che oggi mangiamo meno cibi avariati e abbiamo i frigoriferi che 50 anni fa non c'erano. Se guardiamo lo stesso per le donne, vediamo che c'è stata una diminuzione per la mortalità per tumori della mammella, più pronunciata per i tumori dell'intestino crasso del collo, una forte diminuzione della mortalità del collo dell'utero,
sia per la prevenzione che per una diminuita incidenza, per il miglioramento delle condizioni igieniche, e lo stesso per lo stomaco. Questi due diapositivi ci dicono una verità molto importante, quello che aveva già accennato prima Vittorio. Questo leggero miglioramento, questa leggera diminuzione della mortalità nei paesi ricchi è dovuta in gran parte alla prevenzione, cioè diminuzione per esempio della percentuale dei fumatori, diminuzione dell'incidenza del tumore del collo dell'utero, in parte alla diagnosi precoce, vale per il tumore del collo dell'utero, vale per il tumore della mammella, e solo molto marginalmente alle terapie. Le terapie hanno avuto un'influenza praticamente solo assieme alla diagnosi precoce nel tumore della mammella, ma per esempio nei tumori del polmone terapeuticamente riusciamo a fare molto poco il giorno d'oggi con i farmaci. Quindi fondamentale per questo miglioramento è stata la migliore prevenzione per certi tumori e la migliorata diagnosi precoce. Questo naturalmente non sta capitando nei paesi poveri. Nei paesi poveri assistiamo in questo momento ad un'esplosione dei tumori. Perché? In parte perché vivono un po' più a lungo, perché vengono controllate meglio le infezioni, ma soprattutto perché in quei paesi abbiamo la somma di quei tumori legati alla povertà, nettamente legati alla povertà, che sono per esempio il tumore del collo dell'utero, il tumore dell'esofago, certi tumori del fegato, e sempre di più anche i tumori del nostro modo di vita, che sono i tumori della mammella, i tumori dei polmoni, della prostata e del colon. Ci sono addirittura degli economisti che prendono il momento in cui in un paese del terzo mondo i tumori della mammella superano in frequenza quelli del collo dell'utero come un segno di sviluppo economico, quindi di positività. Quindi in quei paesi abbiamo la somma dei due tipi di tumori e c'è una mancanza quasi totale di prevenzione, una mancanza di diagnosi precoce e di risorse terapeutiche. Pensate che il 97% dei farmaci antitumorali vengono usati in Europa, negli Stati Uniti e in Giappone, e il resto del mondo, che ha già oggi quasi il 70% dei tumori, usa meno del 3% dei farmaci antitumorali. Questo spiega in parte anche, ma anche il fatto che ci sono quasi 40 paesi al mondo che non hanno neanche una macchina di radioterapia. Nella mia piccola ma ricca Svizzera abbiamo 33 centri di radioterapia. Ci sono quasi 40 paesi al mondo che non hanno un singolo centro di radioterapia, e se guardate solo la prima cifra, perché ce ne sono troppo, quella del Gambia, tumore del seno. Da noi oggi parliamo di 70-75% dei tumori della mammella. In Gambia dopo 5 anni l'88% delle donne con tumori del seno sono morte. Quindi questo spiega come mai, aumentando i tumori soprattutto in questi paesi, nonostante i miglioramenti della scienza e della terapia, globalmente le cifre peggiorino continuamente. E 5 anni fa abbiamo organizzato a Lugano con la Scuola Europea di Oncologia un convegno con 100 esperti, abbiamo posto la questione: ma stiamo vincendo o perdendo la guerra contro il cancro? E alla fine la risposta fu: dal punto di vista scientifico la stiamo vincendo, dal punto di vista globale delle cifre, se non cambia niente la perderemo. Ora, per entrare un po' quel poco che sappiamo sul tema assegnato più direttamente, ecco, vi porto due o tre cifre. Secondo l'Agenzia Nazionale della Sanità francese, presso i laboratori industriali solo il 50% dei casi di tumore al polmone è dovuto al tabacco. L'altro 50% è dovuto ad altre ragioni, per esempio di tipo ambientale o dell'ambiente che prevale sul posto di lavoro. Nella ricca Svizzera, addirittura lì, c'è una evidente tendenza alla medicina a due velocità, cioè quella per i ricchi e quella per i meno ricchi. Dati del registro dei tumori del Canton Ginevra dimostrano, pubblicati un anno fa o un anno e mezzo fa, dimostrano che il 20% più ricco della popolazione del Canton Ginevra maschile con tumore della prostata ha un'aspettativa di vita doppia rispetto
agli uomini con lo stesso tipo di tumore, ma che appartengono al 20% più povero. I dati dell'agenzia del governo americano dimostrano come la mortalità della popolazione afroamericana e ispanica è in media del 30% superiore a quella dei caucasici bianchi, la mortalità per cancro. E ecco, le cifre di Glasgow ve le ha date già Vittorio, che sono estremamente impressionanti, ma in parte dovuto anche al cancro. Vi do un'altra cifra: tra il 1990 e il 2010 la popolazione russa, in seguito allo sconquasso che c'è stato del sistema sanitario, ha perso in media, soprattutto per i maschi, 7 anni di aspettativa di vita. Cioè oggi, rispetto al prima del 1990, 1 milione di russi in più ogni anno muoiono, che non sapevano morti prima. Per cui una volta, in un dibattito, facendo una battuta un po' così, ecco, forse non era la battuta più elegante, ma che provocava un po' la gente, mi sono sentito di dire che neanche Stalin era riuscito a fare tanto rispetto a quanto è riuscito a fare la trasformazione capitalista della Russia. Guardando un altro dato dei tanti che si potrebbero guardare, noi sappiamo che nella popolazione nostra e in alcune altre l'obesità è un fattore importante. Gli Stati Uniti sta diventando il fattore principale rispetto al tabacco per l'insorgenza del tumore. Si considera che nel mondo ci siano 640 milioni circa di adulti con un problema di obesità e che il 9-10% della totalità dei tumori abbiano una relazione causale con il fatto di essere obeso. Ci sono una serie di tumori dove questa correlazione è molto più evidente, per esempio i tumori dell'endometrio, i tumori dell'esofago, i tumori dei reni e del fegato, e guardando soprattutto negli Stati Uniti c'è una chiara predominanza della adiposità nella popolazione più povera, quella che mangia il McDonald's e quella che invece di avere un'alimentazione un po' più sana. Questa è l'ultima edizione del Codice Europeo di Prevenzione dei Tumori, che è stato elaborato un paio di anni fa e accettato l'anno scorso dalla Commissione Europea. E anche se è molto basato sulla prevenzione individuale, però leggendolo tra le righe si vedono che ci sono una serie di fattori importanti, a parte il fumo, e il tenere presente che poi nei paesi poveri il fumo non è solo il fumo individuale, ma è quello nelle case, molto spesso estremamente cancerogeno, ma c'è una grossa importanza che viene data all'obesità, ad un'alimentazione sana, al fatto di evitare, senza specificarli, ma però c'è una documentazione abbastanza importante dell'agenzia di Lione, i fattori cancerigeni sul posto di lavoro, l'importanza sottovalutata, ma anche qui è una questione di informazione che gira poco in coloro che hanno un grado di istruzione inferiore, del radon. Dopo il tabacco il fattore principale di insorgenza dei tumori del polmone è il radon, che si considera per esempio da noi come causa dell'8% dei tumori polmonari, e il fatto di garantire degli screening efficaci, delle diagnosi precoci efficaci per quei tumori per i quali questo oggi è possibile, e questi sono i tumori dell'intestino grasso, la mammella e i tumori della cervice. Ora concludo, poi magari ci sarà modo di discutere su vari aspetti, con un tema a cui ha già accennato Vittorio, ma che diventa sempre più importante nel nostro settore, ed è da una parte avanti l'esplosione dei costi dei farmaci antitumorali. I nuovi farmaci che arrivano sul mercato
costano 150, 160, 170 mila euro all'anno per paziente, e siccome noi spesso poi usiamo delle combinazioni, ormai è ipotizzabile che a breve scadenza avremo delle terapie che per un paziente costeranno mezzo milione di euro all'anno. Ora, ultimamente sono usciti diversi studi che si occupano di questo problema, anche perché è un problema che ci assilla, e ci sono una serie di gruppi di oncologi che stanno pubblicando delle lettere nei giornali, è capitato in Francia, è capitato negli Stati Uniti, dicendo non si può continuare così, anche perché voi sapete benissimo che le industrie farmaceutiche hanno un tasso di profitto che nessuna altra industria, salvo forse quello dell'armamento e del narcotraffico, raggiunge, che varia dal 20 al 25% annuo. Se voi guardate, i grandi monopoli hanno dei budget annui di 50 miliardi con 12, 13, 15 milioni di profitti ogni anno. Quello che, riassumendo, negli ultimi 25 anni il costo dei farmaci in oncologia è aumentato del 40, 40, 50 volte. Sicuramente i risultati non sono migliorati in proporzione. Non c'è nessun studio che dimostri una correlazione, anzi ci sono diversi studi che dimostrano che non c'è nessuna correlazione tra il costo e l'efficacia del farmaco. Questi costi poi variano enormemente da paese a paese. E il punto fondamentale di cui tener conto, a cui alludeva anche Vittorio, è che l'OMS ha istituito finalmente un comitato di cui faccio parte, che ha cominciato a stabilire una lista dei farmaci essenziali che dovrebbero essere disponibili in ogni paese. E il fatto di dichiarare un farmaco essenziale è molto importante, perché, come diceva appunto nell'introduzione Vittorio, secondo gli accordi di Doha, se un governo dice che questo farmaco è essenziale, ha il diritto di usare anche i farmaci generici se esistono, e non è obbligato ad attenersi ai farmaci che sono ancora sotto brevetto. Questo è facile da dire, ma è molto difficile da realizzare. Lula era riuscito in uno o due casi a farlo, ma è probabilmente una delle ragioni per cui adesso lo stanno massacrando. Vi faccio un solo esempio. Il governo della Colombia ultimamente voleva dichiarare un farmaco prodotto da Novartis, che è essenziale per la terapia di una forma di leucemia cronica, come essenziale, ciò che avrebbe permesso a questo governo di usare il generico prodotto in India, anche se il farmaco è ancora sotto brevetto. Il governo svizzero, attualmente influenzato da Novartis, ha scritto, e questo è stato poi pubblicato da un giornale di sinistra a noi, al governo della Colombia, dicendo: se voi fate questo, noi vi tagliamo tutti gli aiuti allo sviluppo. Questo per farvi vedere la connessione tra i monopoli farmaceutici e i governi. Ma c'è di peggio, e come si dice, al peggio non c'è mai limite, e questo è il fatto che stanno uscendo ora dei dati molto chiari che dimostrano come la maggior parte di questi farmaci estremamente cari, che vengono propagandati nei giornali, da giornalisti che vengono finanziati dalle ditte, o da addirittura richieste da gruppi di pazienti che vengono anche loro finanziati dai monopoli, servono molto poco. Questo studio inglese, appena pubblicato qualche settimana fa, e che ha fatto molto scalpore anche della stampa così profana, dimostra come il 57% dei farmaci antitumorali accettati dalla EMA, appunto qui Milano si sta battendo di avere la sede qui, tra il 2009 e il 2013 sono di un'utilità marginale o di nessuna utilità per quanto riguarda il miglioramento della qualità di vita o il prolungamento della vita dei pazienti. Questo è uno studio che ha tenuto conto non solo
degli studi clinici finanziati dall'industria in base ai quali poi viene accertato il farmaco sul commercio, ma di tutti i dati che si sono poi accumulati negli anni seguenti sui pazienti normali, perché in questi studi clinici ormai al giorno d'oggi vengono inclusi solo una selezione particolare di pazienti che non corrispondono al paziente normale con il quale noi abbiamo a che fare tutti i giorni. 10 giorni fa abbiamo organizzato di nuovo a Lugano per la scuola europea un forum, un collegio mondiale dove c'erano di nuovo tanti esperti che hanno discusso di tutta questa situazione, e il dottor Tito Foio, che ha lavorato per molti anni per l'agenzia americana, poi è stato più o meno cacciato, ma che ora dirige la Clinical Trial Unit alla Columbia University di New York, quindi è una persona estremamente qualificata, ha portato dei dati esattamente uguali per l'agenzia americana. Secondo lui il 62% dei farmaci accettati tra il 2006 e il 2016 dall'agenzia americana sono o inutili o di un'utilità marginale, ecco, che fanno guadagnare. Ci sono dei farmaci che sono stati accettati sul mercato che costano 5.000 euro al mese perché nello studio clinico fatto dalla ditta poi c'era stato un vantaggio di sopravvivenza di 12 giorni, ecco, rispetto a chi non riceveva. Quindi potete immaginare cosa ciò significa. Concludo con un qualcosa che tutto sommato, al di là di molte valutazioni che si possono fare, può dare una certa speranza. L'unico paese al mondo dove c'è a questo momento un'espansione enorme del welfare e della spesa sanitaria è la Cina. Questo perché il presidente Xi Jinping ha deciso, come ho riportato dalla Lancet, che è il principale giornale internazionale di medicina, che tutto quanto fa il governo deve considerare anche l'aspetto sanitario, l'aspetto medico. E per cui si assiste a una rinazionalizzazione di molti ospedali che erano stati privatizzati e una grossa espansione del welfare in settore sanitario. Oltretutto, lo sapete che c'è questa nuova iniziativa della Via della Seta con 1.000 miliardi di investimento, eccetera. Prossimo weekend sarò a Pechino su invito del dottor Chen Zhu, che era l'ex ministro della sanità del governo cinese, grande oncologo, quello che ha scoperto che si può guarire la leucemia poliomielocitica, che è un tipo particolare di poliomielocitica con un derivato della vitamina A, che è stato per tanti anni, pur non essendo membro del Partito Comunista, membro del governo cinese come ministro della sanità, organizzerà appunto una conferenza per vedere cosa si può fare all'interno di questa nuova via della seta per cercare di affrontare a livello così globale il problema del cancro. Quindi, senza far vedere la diapositiva, ma concludo un po' ricordando la diapositiva che ha fatto vedere Vittorio con questo sole, magari il sole sta nuovamente venendo dall'Oriente. Grazie mille.